Siamo con Maglio Rocchetti, titolare di Rocchetti e Rocchetti, grandissimo truccatore, grandi parrucche per il cinema, effetti speciali. Adesso qui siamo in posizione, abbiamo girato un po' per l'azienda per vedere un po' la storia e chi lavora dietro a queste grandi creazioni. A questo punto vogliamo metterci alla prova, visto che siamo sotto carnevale, che cosa può succedere? No, l'idea era di fare mezzo viso da vecchio e mezzo lasciarlo giovane. Ecco, una proiezione del futuro. Vedere quello che succede, il cambiamento di mezzo viso, come risulta. Perché la gente, soprattutto a carnevale, ha bisogno di sentirsi altro? Ma io credo che chi si trucca per mascherarsi con un trucco di cambiamento di personalità lo fa perché è l'unico periodo in cui è permesso cambiare fisionomia senza incorrere in cosa di legge, in primo. E ognuno ti cerca di tirare fuori il suo essere in un certo modo. Soprattutto, secondo me, chi sceglie le maschere, quelle classiche, tipo Pulcinella, Brighella, Arlecchino, io che dentro, no? Dentro loro si sentano un po' così, allora è un modo di esternarlo. È un invecchiamento questo di quanti anni? Una quindicina, diciamo. Tra 15 anni siamo messi male. Siete messi male, peggio. Messi peggio. Com'è nata la storia della sua azienda? Che comincia da... nel 1874, una volta avevo una fattura per un carnevale di Roma. Quindi è nato tutto con un carnevale, sì. Possiamo dire così? Sì, nel 1874, però poi con teatro dell'opera. Quindi tutti, suo padre, suo nonno, suo bisnonno, tutti hanno fatto lo stesso mestiere? Tutti abbiamo fatto bene o male lo stesso mestiere. Io ho fatto il truccatore più che il parruccaio, mio padre ha fatto il truccatore da ragazzo e poi il parruccaio da grande. Quindi è un'azienda familiare, sì. Un'eccellenza italiana che si è trasmessa di generazione in generazione. Dopo aver incontrato decine di grandi attori, di tanti premi Oscar, il più esigente, il più bravo, il più intrattabile. Ma secondo me i più intrattabili non sono bravi. E ne ha incontrati? Boh. È il momento della parrucca. E allora ringraziamo Maglio Rocchetti per averci ospitato nel suo laboratorio, per averci fatto vivere in modo particolare questo Carnevale 2015. Grazie e buon lavoro, e ad altri premi Oscar, perché no? Grazie, vedremo, difficile.